di mettere a posto il sistema sanitario nazionale, che è un pilastro del nostro welfare. Oggi 2 milioni di persone non si curano neanche più per le liste d'attesa. Noi abbiamo detto alla Meloni di mettere ogni euro disponibile dalla finanziaria su un piano straordinario di smaltimento delle liste d'attesa, che vale 10 miliardi di euro, e che sostanzialmente si traduce nel fatto che se tu vai in ospedale e l'ospedale ti dice la TAC ci vogliono 6 mesi a fartela, tu puoi andare da un privato e lo Stato ti rimborsa. Se non facciamo questo, quest'anno l'emergenza sanitaria sarà superiore all'emergenza economica. Il secondo punto è usare i fondi del PNRR per finanziare Industria 4.0. Se lo Stato non riesce a spendere, li faccia spendere agli imprenditori per costruire crescita.